Questo programma è offerto da Gradisce signore. Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore. Siete pronte? Oggi si va di risottino, ma un risottino con tante verdurine, il risottino del contadino. Le verdurine le ho prese allo spaccio dell'orto da Anna Maria e ci sono tutte le verdurine fresche, fresche, buone e proprio del contadino. Quindi ho intitolato risotto del contadino. Con me qui è Camilla e Alessio dell'Istituto Alberghiero Datini di Prato, che vengono a darmi una mano e hanno preparato tutti gli ingredienti. Guardate come hanno tagliato le verdurine, bravissimi. Ora andatemi a preparare quell'altra per quell'altra ricetta? Va bene, a dopo, grazie ragazzi. Eccoci qua. Allora, il che si fa? Si mette il risotto, il riso, eccolo qui. Si fa scaldare bene bene una padella, un tegame insomma, anche antiaderente va benissimo, e ci si va a mettere il riso. Io ho messo 6 pugni, che è per 3 persone, perché un pugno è per fare, vi ricordo, se prendete un pugno è a testa per un risotto in brodo, per un riso in brodo, mentre 2 pugni sono per un risotto. Perfetto, si va a farlo tostare. Qui si fa tostare bene e poi si prende il vino bianco e si fa evaporare un attimino, si fa tostare per qualche minuto, un 3 minuti, e si va a bagnare con il vino. Si fa evaporare e poi si comincia a cuocere con il brodo, ad allungare con il brodo. Io me lo sono messo qui in una brocca, però di solito brodo vegetale, il brodo vegetale fatto con porro, carota, sedano e basta. Ecco qua, il riso è evaporato e ora si incomincia ad allungarlo con il brodo. E si fa andare per una decina di minuti
Intanto io preparo anche il carciofo. Mi metto mentre piano piano va il brodo, perché poi le verdurine si devono aggiungere. Ecco qua. Qua anche questo, così. Wow, via via, ora si taglia anche il carciofo, guardate come sono dentro, bellissimi, questi sono buoni da mangiare anche a pinzimonio. Mangiati crudi, un carpaccino di carciofi con i grana, spettacolari. Ecco qui, vedete, io ho baccelli, zucchini, poi gli asparagi, carote, peperoni, scalogno, pomodorini, tutto, ancora brodo, tutte le verdurine. Buonissime. Allora, quando è passato 5-6 minuti si va ad aggiungere le verdure. Così. Tutte le verdurine. Si gira. E si porta a cottura allungandolo con il brodo vegetale, sempre quando è assorbito, finché non è cotto. Noi nel frattempo che il riso cuoce sentiamo cosa c'ha da dire Nunzia dell'atelier dello Sciabbi, di cose molto interessanti, guardiamo. Salve a tutti, bentornati all'Atelier dello Sciabbi. Oggi vi mostreremo come fare la tecnica base Sciabbi Chic, quindi la decapatura classica. Ritorniamo al nostro cassetto che è in fase di asciugatura. Mi voglio accelerare un pochino i tempi, quindi
Noi usiamo una pistola termica, ma va benissimo il tipico phon che avete a casa per i capelli. Non troppo vicino, andiamo a, ad asciugare circa 30 cm dal nostro cassettino, in questo caso andiamo ad asciugare la superficie. Chiaramente non state sempre in un punto, l'asciugatura è molto rapida perché è una vernice a base gesso. Adesso possiamo utilizzare o carta abrasiva, mi raccomando la grana, non deve essere una grana troppo alta, quindi una 200 circa, oppure delle spugnette abrasive, anche queste le trovate anche presso di noi, e andiamo a grattare i punti riportando a vista il legno. Quando poi si è arrivato all'effetto desiderato, una spolverata, io utilizzo un pennello che utilizzo soltanto per la polvere, e questa è la tecnica base Shabby Chic. Abbiamo asportato il colore, adesso l'ultimo step è proteggere il lavoro fatto, quindi alla prossima puntata vi spiegheremo come concludere il nostro lavoro. Ciao a tutti! Il risotto è pronto! Avete visto, non ho messo né olio, niente? Perché? Perché ora vado a mantecare con il burro. Guardiamo un po'. Burro. E il risotto del contadino è pronto. Buono. Il profumo. Ora si va all'assaggio. Si prende il piatto. Ragazzi, le avete preparate le cosine per la prossima ricetta? Olè. E il risottino fu eccolo qua. All'apparenza mi sembra buono, il profumo c'è. Ora assaggio un attimino. Buonissimo. Ma sapete una cosa, siccome al mio nipotino gli piace tanto, io ora prendo uno di questi splendidi contenitori che c'ha i Coleschi, perché per l'asporto dovete sapere che c'ha tutti i contenitori, guardate, per il sushi, le bacchettine, per le torte, per altre cose, che questi qui, e poi anche se dovete andare da qualche parte, in ufficio, da qualsiasi parte, per le insalate. Ora con questo asporto c'è tutto. Andate a trovarli e vedrete quante cose ci sono. Ve lo chiedete alla Cristina e lei ve le fa vedere tutte, come l'ha fatto con me. E io ho preso tutto. Ecco qua. Questo lo porta mio nipotino e con Alessio, Camilla e il risotto del contadino vi si dice buon appetito, ma prima di tutto a tavola! Ciao, a domani! Aspetto, è sempre la solita ora! Thank you.
Questo programma è stato offerto da... Gradisce, signore? Che party sarebbe senza Coleschi? Coleschi, carta, plastica, party. Champagne, signore.